Ebbene sì, Digimon a rapporto e benvenuti in questo nuovo video. I problemi di eco, raga, ci sono comunque, lo so, ne sono consapevole. Non ho ancora trovato un modo per risolvere e non ho intenzione di comprare un altro microfono per la macchina fotografica perché comunque costano. Quindi nella prossima settimana studierò qualcosa perché ho un sacco di unboxing da portare a partire da questo pacchettino Amazon che finalmente è arrivato. Perché sì, chi ha seguito le mie disavventure su Instagram sa benissimo che cosa è successo e anche per chi fa parte appunto del gruppo Telegram, per chi fosse interessato mi contate su Instagram. Questo pacchettino qui doveva arrivarmi al day one, ma così non è stato perché evidentemente Amazon mi odia e mi aveva messo la consegna al 26. Che l'avevo preordinato e mi ha messo la consegna il 26 dal 7 marzo. L'avevo preordinato, quindi ho cancellato e rifatto l'ordine. Quindi adesso andiamo ad aprire perché è fermo tipo da sabato. Perché è arrivato sabato, però appunto io ero in fiera ad Ancona Comics. E grazie a tutti quelli che sono passati, dove appunto ho portato un nuovo cosplay, dove ho fatto un bellissimo fotoset che tra qualche tempo uscirà. E oggi andremo a unboxare insieme la collector di Dead Island, che è veramente minuscola. Questa qui è la collector appunto di Dead Island 2. Io la cercavo per PC, però nel nostro paese è stata cancellata, sul sito era disponibile per altri paesi tranne per noi. Costava 99,99, mi pare 98, ed è veramente minuscola. La facevo un pelino più grossa, ma bando alle ciance, torniamo a unboxare, quindi la aprirò con voi, anche se ok, il day one è passato, ne sono consapevole. Voi fatelo con delle forbici dalle punte arrotondate e ora andiamo ad aprire, anche perché sono veramente curiosa di giocarlo, perché il primo l'ho recuperato anni fa in compagnia e mi era piaciuto tantissimo, quindi sono anni che sto aspettando il secondo, da quando l'hanno annunciato che io in realtà avevo prenotato la versione standard perché era solo quella disponibile. Poi hanno finalmente annunciato la collector e quindi volevo la collector. Quello della 5 era esaurita, ho preso quello della 4, poi mi arrivava il 26 e è tornato disponibile la 5, un macello, comunque è arrivata al 22 anche a me. Si presenta con la plastichina intorno, okay, che costi 99 euro, però non mi piace perché sta roba si rovina come niente e qui infatti è già ammaccata, ma dicevo, non mi piacciono queste cose fatte molto cheap perché appunto questa mi si sta praticamente aprendo solo per cercare di sollevarla e se uno non lo sa prende la tira su di così da cose, ma mi ha iniziato a farsi lunga e quindi andiamo ad aprirla. Proprio massa di merda. Ok, abbiamo le spilline. Ovviamente voi in questo momento state vedendo le riprese fatte per Benino. Io adesso me le sto guardando in mano. Carine, mi piace un sacco quella delle ciliegie. Non lo so, è simpatica, mi piace tantissimo. Me ne aspettavo una in più, almeno tre. Però questa è una cosa mia. Carine, carine, fatte anche molto bene. Rimarranno sigillate come sempre di tutta la mia roba. Ovviamente poi abbiamo una busta che all'interno ci sono le cartoline, erano. Ah no, le carte, c'erano le carte, giusto, giusto. E una toppa, questa penso se la potevano risparmiare in realtà. Non mi fa impazzire, ok, a me piacciono un sacco le toppe, ma piacciono quelle ricamate, fatte bene, non stampate così. E per quanto sia una cosa carina trovarla nelle collector, avrei evitato, perlomeno con un fatto un pelino meglio. Ma vediamo le carte che sono quella, la parte in realtà che mi interessa tantissimo, perché in teoria sono simili ai tarocchi e sono tutte appiccicate. Cerchiamo di staccarle senza fare danni. Queste dovrebbero essere tipo carte dei tarocchi, sì, esatto. E in realtà sono fatte anche molto bene, mi piacciono. Mi piacciono tantissimo. Io sono un amante dei tarocchi in realtà. Quindi qualsiasi carta che viene, diciamo, rifatta in stile tarocco, io mi ci fiondo praticamente sopra. A parte il fatto che sono arrivate tutte incollate tra di loro, ma per fortuna non hanno subito danni. Anche il retro è molto carino, mi piace un sacco il retro. E anche comunque le carte in sé, tutte holo, sono carine, sì. Me le aspettavo un pelino meglio, non mi ero spoilerata nulla del contenuto della collector, se no appunto la lista dove c'è scritto tutto. E devo dire che quella che mi piace di più, se dovessi proprio scegliere una, è quella dell'imperatore e gli amanti. Non lo so, sono quelle che visivamente mi colpiscono di più, soprattutto gli amanti dove ci sono i due zombini sposi, dove la tipa li sta praticamente decapitando, però carine, queste sono molto carine. Peccato che sono arrivate appiccicate, tutte storte, tutte ondulate, non sono per niente piatte, quindi queste le metterò sicuramente in un libro per avere
appiattirle. Carina anche la busta dove sono arrivati, un po' meno la toppa buttata dentro a caso. La collector era sigillata, quindi nessuno ci ha messo mano, l'hanno deciso proprio chi l'ha creata a fare sta cosa. Poi, sacchettino per evitare l'umidità, la parte che mi interessa di più. La mappa, raga! Per chi mi segue da tanto tempo sa che io ho un debole per qualsiasi tipo di mappa in qualsiasi edizione di gioco, ma proprio un debole assurdo, non lo so raga, le mappe mi affascinano, c'ho un problema con le mappe, dove mi giro e vedo anche poster di mappe io devo prenderle, se c'è un'edizione che costa 100 euro e magari è solo steelbook e la mappa io la devo avere perché ho l'ossessione delle mappe, ora lo sapete. Andiamo a vedere come questa mappa... Dopo ovviamente rimetterò tutto all'interno, tanto non ho intenzione di venderla. Carta molto semplice, avrei preferito una cosa un pelino più rigida, più che altro perché nell'aprirla, voi la vedete già aperta, mi si è già piegata nel senso opposto della piega, non so come spiegarlo, si è piegata su se stessa perché si era tipo incollata, non so dirvelo. Carina, sì, carina, me l'aspettavo un pelino meglio. Cioè nel senso, come mappa è molto blanda, ho visto decisamente di meglio di mappe delle varie edizioni, tipo The Division ad esempio, perché è molto semplice, cioè me l'aspettavo più dettagliata, però ci sta perché è una mappa post-apocalittica, quindi mi piace tutto il dettaglio fatto a penna, il fatto che sia una mappa di quelle turistiche, che c'è tutto il robo lì, come cacchio si chiama, dai, il recap delle icone, dai, non mi viene il nome, avete capito. Però, boh, non lo so, sono rimasta delusa dalla mappa. E io non rimango mai delusa dalla mappa, se io rimango delusa dalla mappa vuol dire che c'è qualcosa che non va. Dietro, ovviamente, la mappa, c'è la mappa più in grande delle strade e dei vari posti, che va bene, sì, ma è la parte che mi interessava di meno. Non lo so, no, non lo so, non è una delle mie preferite di mappe, ecco. Diciamo che ho visto mappe molto più belle. E effettivamente ho preso la collector, se si può definire collector, questa è la, penso che sia LLA Edition, non chiedetemi come si pronuncia, l'ho appena letto, che non ne ho la più pallida idea, e l'avevo preso anche per la mappa. E perché costava poco? Perché, come sapete, a meno che non è un gioco che mi piace particolarmente tantissimo, perché devo averlo per forza, come appunto era per The Last Guardian, esempio, The Division, esempio, The Stranding, esempio, e via dicendo, di solito acquisto tutte le collector che costano poco. E ora passiamo alla steelbook, un altro motivo per cui ho preso questa. E devo dire che la steelbook è bella, bella, bella. Bellissimo, in controluce tra l'altro c'ha tutti gli effetti delle armi e dei vari dettagli che vengono fuori, cosa che se è in ombra non si vede. Ovviamente all'interno è presente il gioco, in questo caso la versione PlayStation 5, perché ho detto perché non sfruttare la next gen, con tutti i codici all'interno che sono veramente un fottio, ma non ve li farò vedere perché giustamente me li devo riscattare io. Cioè questi sono i codici, sono tanti, però sono miei, non li riscatterò, ne sono consapevole anche da sola, però sono miei. Sono soddisfatta della steelbook, mi piace tantissimo, sì, bella bella. Potevo prendere la deluxe, non sono informata al momento se la deluxe effettivamente aveva la steelbook, però se aveva la steelbook per il contenuto effettivo della collector in sé, io potevo effettivamente prendere la deluxe. Ma io raga volevo la mappa, mi sono intestardita che volevo la mappa, e tanto costava 99 euro questa collector, quindi perché non prenderla? Però dai, anche carino il coso della collector a mo' di stendino così. All'inizio mi aveva fatto storcere il naso perché pensavo non ci fosse la spugna all'interno. In realtà c'è la spugna che tiene tutto fermo, quindi non è che fanno così come sta facendo il tavolo in questo momento. Quindi devo dire che effettivamente lo stendino così è molto carino. Mi piace anche la steelbook. Forse avrei preferito, una cosa che apprezzo di tante collector ma non tutti fanno, è avere anche la versione standard del gioco, nel senso, fatemi spiegare, non solo la steelbook ma anche la custodia a parte, perché molte persone collezionano appunto le steelbook. In questo caso, tipo io sono una di quelle che le colleziono, non mi verrebbe mai da mettere la steelbook così nuda e cruda nella mia libreria perché avrei paura che si rovinasse. Dovrei metterla nel cielo, fare una cosa che non c'ho voglia raga, perché ok sono collezionista ma non a questi livelli, quindi avrei preferito allora una versione standard della custodia classica del gioco insieme alla steelbook, come appunto alcuni giochi fanno, adesso non mi vengono in mente ma so che in altri c'è,
mi pare tipo Nier Replicant, se non mi sbaglio, perché ho la collector anche di quello e ci ho fatto l'unboxing, quindi se vi va è sul canale, lo potete trovare tranquillamente insieme a tutti gli altri. Quindi l'unica cosa che appunto avrei da ridire è questa qui, ma per una cosa mia personale, non un coso, e l'apertura così, perché è carino l'effetto coso, si sta scaricando la macchinetta fotografica, carino l'effetto coso, ma no. Non mi ricordo cosa stavo dicendo perché si stava scaricando la macchinetta e in questo momento avevo avuto un po' di panico perché ero tipo no, devo fermare il video, se no si corrode. Me la facevo più grossa e mi sa che stavo dicendo appunto del carino l'effetto stendino, però appunto se uno non capisce come è successo a me che questo si sfila, lì appunto cade tutto come detto a inizio video. Però tutto sommato per 99 euro è valida effettivamente. Oramai le collector si trovano tutte sopra i 250 euro, è veramente difficile trovare una collector che costi poco, infatti quando ho visto che questa costava appunto 99 euro mi ci sono praticamente fiondata. Poi è ovvio che non posso pretendere chissà quale collector, però cioè, me l'aspettavo più grossa, ho visto collector a 99 il doppio di questa, cioè raga non so se si capisce con la mia faccia. Io ragazzuoli spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' di compagnia, come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, quindi Instagram, qui su YouTube e sito Viola per le live. Per chi fosse interessato appunto c'è anche il gruppo Telegram, mi contatti direttamente su Instagram per rimanere aggiornati su praticamente tutto quello che mi succede nella mia vita quotidiana, quindi cosplay, fiere, appunto sti eventi qui e Pokémon Go soprattutto, perché arriverà comunque il community questo weekend e altri eventi vari. YouTube per qualsiasi nuovo video e sto cercando di ritornare molto più attiva come una volta, e mi sono resa conto che nel tempo ho smesso anche di fare i miei soliti video dove dicevo la mia molto generale, infatti riprenderò sicuramente a farli perché è una cosa che mi manca tantissimo fare. Tornerò appunto con gli unboxing e questo qui è il primo di tanti altri, ne ho già due pronti in programma, ovvero uno su FNAF e uno su Minecraft, ma non vi spoilerò nulla, è un segreto, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere aggiornati appunto su questi video unboxing. Noi appunto ci vediamo in live direttamente il lunedì, mercoledì e il venerdì sul sito Viola, su Instagram per fare quattro chiacchiere dove vi condivido praticamente tutto e le varie offerte, e qui su YouTube con un nuovo video. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qui, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace e un commento qui sotto per farmi sapere se avete già giocato a Dead Island, se non vi interessato, se avete preso la collector anche voi, così da far quattro chiacchiere in compagnia. E noi appunto ci vediamo in un prossimo video, prossima live su Instagram e sul gruppo Telegram e prossimamente anche in fiera, che penso che la prossima sarà a Rimini. Già, grazie ancora per aver visto questo video fino a qui e per il vostro supporto, e Digimoni passo e chiudo.